spalla siamo dei punti, punti, cosa significa? Quando lo cambio si fa solo di punti, pan, metà lì, ok, qui, e io mi tengo in qua, e qui ora c'è lo spazio, pum, pan, pan, ancora, io mi qui, e ora lui può decidere, ma se io può, questa, lui posso girare, se io può, questa, lui non potrà richiamare la gamba, e questo altro si può fare. Pam, pum, pam, 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 pugno e dietro. Io poi dietro. Boom. Stessa mano. Oh, ricevo il primo, uno, due. Però ora lui fa calcio frontale. Bam. Sì, fa questo. Quando fa questo, qui. Bam. Basta entra un po'. E boom. Perfetto. Capire che quando lui fa un'azione serve una cosa, l'unica cosa che può fare è quello che devo stare attento io, è questo. Continua con la sua mano. Capito? Fatto questo, il braccio deve essere abbassato, è molto importante, non lasciamo, non farlo le sue osie. Deve essere abbassato, possibilmente prende tutti e due le gambe. Quando sono arrivato qui, pam, faccio questo. Io posso fare questo. E ora però io invece fare sul calcio circolare la cerco io, boh, un doppio passo per cui non ti rimane un'occhiata, quindi devo stare prudendo, e anzi, come ora qui è come se avesse fatto il calcio circolare, mi tiro indietro, mi riprendo prima possibile, e poi con l'anca lo proietto, boom, posso trovare, non so raggiungermi, boom, subito questo. Ok? Scendendo avanti. Questo deve essere piegato. Se lo tengo dritto, dritto rischio questo. Che lui passa sotto. Esatto. Invece così. Pam. Posso mettere la giù. Se io ho fatto bene questo, poi niente. Pum. Pum. Devo vedere questo braccio, in qualche modo, e poi questo, di sotto. Pum. Pam, pam, entrata, anche questo, pam, pum, e adesso vedi qui, non posso andare avanti così, quindi sono col pilone e si devono sviluppare, non posso rimanere da dentro, ma fuori, pam, pam, ok? Allora, oggi c'è un momento particolare, alla fine dello stage con Nestor Verdadei, che intanto ringraziamo pubblicamente perché ha condiviso quest'anno tante delle sue conoscenze, una bella collaborazione, un'amicizia che ormai dura da anni e vogliamo portare avanti, anche se non facciamo specificatamente al suo stile di tempo, però le conoscenze che ci trasmette sono applicabili a quello che facciamo noi, quindi a noi come sempre detto ci interessa i principi e non uno stile specifico. Abbiamo un fuori programma per l'appunto, oggi dovevano intervenire anche il presidente dell'Unione Sportiva Acri e il vicepresidente, maestro Diego Ferri e Nicola Maria, che purtroppo come avete colto attenti non sono potuti venire, perché abbiamo un piccolo omaggio per una persona, per il nostro senpai Stefano Davanti, che festeggia i suoi 45 anni di pratica, dal 1979 di pratica, terzo danno, più che meritato per l'impegno per essersi sempre dedicati all'allenamento anche in periodi non facili, che quando ho problemi di salute, di famiglia, però gli arti marziali sono sempre stati una cosa su cui sei impegnato, e quindi questo diploma riconosciuto ufficialmente dall'Unione Sportiva
entrati dalla USDA, la World Defense Academy del maestro Enrico Tonico, mi siamo entrati ora come responsabili per il settore combat jiu-jitsu. È un riconoscimento che viene dovuto a tanto, tanto sacrificio, tanto impegno e tanta passione, perché diciamolo pubblicamente, quando io ho iniziato col karate nel 90, lui era uno dei miei insegnanti, è stato anche uno di quelli che mi ha fatto scoprire cose come l'aikido, cose fuori, che una volta magari in palestra non era neanche tanto bello far sapere che si andava a curiosare ai tempi dello Shotokan duro che si faceva, è quello che mi ha fatto anche aprire un po' la mente scoprendo altre discipline, stili interni cinesi, tai chi. È sempre stato un grande cercatore, pur non avendo mai voluto prendere qualifiche tecniche, però ribadisco, è da 45 anni sul tatami, nessuno lo sa, non ha mai voluto prendere gradi particolari, fino al secondo dan, ma il terzo se lo merita proprio. Grande Stefano, bravo.